vi ringrazio per la partecipazione, una partecipazione abbastanza diffusa rispetto a quella che è la progettazione che oggi mettiamo in atto rispetto al piano delle povertà. Mi sento di riconoscere un attivismo da parte del terzo settore nell'ambito di Genova rispetto ai vari momenti di confronto, ma soprattutto io dico ai momenti in cui noi mettiamo in pratica i servizi per gli utenti. I complimenti e i passi in avanti fatti dall'ambito di Genova negli ultimi anni ormai sono all'attenzione anche di quella che è la struttura regionale. Oggi metteremo in campo questo momento di confronto rispetto a un provvedimento regionale, il piano regionale delle povertà, deliberato nel settembre del 2018, proprio per continuare quel percorso di confronto che da una parte ci vede obbligati in base a quello che è l'iter che la Regione Puglia ci mette a disposizione, dall'altra parte io ritengo sia un utile strumento di confronto da utilizzare per poter far sì che poi tutto quello che noi mettiamo in pratica cerchiamo di farlo nel modo migliore rispetto a quelle che sono le necessità del territorio. Appunto, come diceva l'assessore, con la definizione di quelli che erano gli interventi e i servizi da inserire nella programmazione del quarto piano sociale di zona dell'ambito di Genova. I due sono stati i momenti, il piano regionale della lotta alle povertà che è stato deliberato a settembre del 2018, quindi quando era in corsa già ed era già in definizione il piano sociale di zona, e poi le integrazioni che sono state fatte dalla struttura tecnica regionale al piano presentato, che ovviamente, come già diceva l'assessore, facevano riferimento a dei servizi che erano obiettivo di servizio previsto dal piano regionale per le politiche sociali, che per la ristrettezza economica, per le risorse ovviamente che erano state assegnate all'ambito, non si era riusciti a coprire quel tipo di servizio, quindi a stanziare le risorse per quel tipo di servizio. Con le ulteriori risorse del piano per le povertà, l'intenzione appunto dell'ambito è stato quello di ampliare quindi la gamma dei servizi e quindi coprire quei servizi destinati al contrasto e alla lotta per le nuove povertà. Anche oggi qui nell'ambito di Cerignola abbiamo avuto questo momento di confronto con il terzo settore, con il mondo della scuola, con i sindacati, un tavolo di concertazione sul piano delle povertà in linea con quello che è stata l'approvazione del piano delle povertà regionale del settembre scorso, in modo tale da far sì che anche l'ambito di Cerignola possa essere dotato di uno strumento da mettere a disposizione del proprio territorio. Sappiamo essere un territorio in difficoltà dal punto di vista di quella che è la necessità soprattutto dell'area del disagio, ecco perché a maggior ragione dobbiamo impegnarci per dare delle risposte. L'ambito di Cerignola è in prima linea da questo punto di vista, stiamo provando ormai da anni a cercare di creare un contesto strutturato dove l'utente possa recarsi e ricevere risposte alle proprie domande, alle proprie esigenze. Il piano delle povertà, che sono circa 500.000 euro all'anno per 3 anni, va in questa direzione. Abbiamo cercato di attivare quei servizi non presenti nel piano sociale di zona, tipo l'assistenza domiciliare educativa, il centro risorse famiglie, il piano di intervento sociale, come abbiamo cercato di potenziare quei servizi che sono in difficoltà e dove c'era carenza di risorse rispetto a quelle risorse, come dicevo prima, che ci vengono messe a disposizione dal piano sociale di zona. Proviamo ad essere sempre più utili al nostro territorio, lo facciamo confrontandoci come abbiamo fatto quest'oggi. Io mi auguro che gli interventi che verranno messi in atto siano interventi che vadano a migliorare le condizioni di vita degli utenti dell'ambito di Cerignola.